Questo protocollo però loro sono stati un po' lenti nel implementarlo e quindi sorpassato da altri. Però l'idea è stata molto interessante, loro per 10 anni hanno fatto in breve molto tempo a livello di reti. Io in quel tempo lavoravo in un'azienda, ero responsabile informatico e anche dei sistemi informativi, che qua è scritto qua, poi cambiamo. Allora, ero venuto in contatto intorno agli anni 90 con Linux, principalmente col progetto GNU, prima di tutto, e poi 91-92 con il primo kernel, eccetera. Però verso il 95-96 ho cominciato a installarlo su macchine mie. Allora, la sfida che è per quello che ho scritto la prima possiamo utilizzare Linux in azienda, la prima sfida è stata quella di sostituire le macchine esistenti con le macchine Linux. E allora lì, adesso io ho scritto che nel 2000 ho fatto la prima migrazione del gestionale. Allora vi devo dire che sta qua era un'azienda qua del nostro della provincia che faceva gestionale per Windows, reti novelle e OpenSCII Unix. Vedendo un po' le strutture del gestionale ho pensato, ma quasi potrei anche pensare di trasferirla su macchina Linux, e sono stato il primo cliente che è passata sotto Linux. Da quel momento in poi loro hanno cominciato a vedere la possibilità e implementarla sotto Linux. Poi l'azienda è morta, è chiusa dopo una decina d'anni, però la cosa è stata interessante perché i nostri gli utenti non si sono neanche accorti che è cambiato sempre. Da un giorno all'altro, ho approfittato durante le vacanze, così che si fa, tutto il tempo che avevo a disposizione, ho messo sul server, spostato il gestionale e gli utenti si sono trovati a vederlo più veloce, solo quello. E allora lì mi è venuta l'idea di perché non sostituiscono anche gli altri servizi. Allora in azienda, oltre al gestionale, voi sapete, ci sono altre robe. Prima di tutto la mail. Una volta la mail veniva usata solo per dei messaggi brevi di testo, così è nato anche il protocollo in realtà, no? Poi si è cominciato a inserire dentro loghi, allegati, offerte, ordini, praticamente tutto avviene attraverso la mail. La mail diventa essere il contenitore della storia dell'azienda. Se vai in cerca di un ordine, non vai più in cerca del gestionale che non avrebbe essere fatto in CRM, ma vai in cerca di una mail che ti ha inviato la gente, eccetera. Quindi ho pensato che la mail era una cosa da tenere prima di tutto in azienda, ma poi fatti in un certo modo. E quindi ho sostituito il server precedente, che era un server esterno, con un server mail interno, naturalmente con Linux, un postfix, per chi lo conosce, dove tutto curie, seconda, e installando il client sui PC. Poi la cosa interessante è stata quella di dare la possibilità anche dall'esterno, quindi agli agenti, eccetera, di poter accedere alla propria casella. E allora passiamo alla seconda cosa. Poi c'era la necessità, naturalmente, e qua sì, vi rilascio il discorso di sicurezza, di avere un firewall come si deve e soprattutto un controllo della navigazione. Allora, per me serviva per due cose. Uno, per vedere se i PC naturalmente su Windows. Avevo anche qualcosa di diverso. Io, per esempio, il Debian, Linux, però gli altri sono... Quindi una rete mista bisogna sempre fare un po' di attenzione, soprattutto con virus, eccetera, eccetera, no? E quindi server proxy mi serviva sia per fare dei controlli sulla navigazione degli utenti, tipo determinate classi, ma soprattutto per vedere se avevano beccato qualcosa. Altra cosa è implementare un firewall. E lì l'ho fatto sempre con una macchina Linux, con varie schede di rete a seconda del tipo di rete, perché poi abbiamo tenuto distinti rete wifi rispetto per avere anche motivi di sicurezza a livello anche per in modo che alcune tipi di connessione non potessero entrare
gestionale, eccetera. E lì abbiamo, io ho utilizzato, normalmente utilizzo varie soluzioni, ho utilizzato Servino con i Bitable per chi lo conosce, quindi è un file di pacchetti e lì bisogna studiarsi un po' di Bitable e a linea di comando, cioè un file di testo. Dal 2003-2004 beh, nel frattempo mi ero iscritto a Lung IDS e nel 2003-2004 insieme a 42 o 3 del Lung abbiamo fatto un po' di sperimentazioni. Sperimentazioni sono, riguardavano il RAID, non so se voi lo conoscete come sistema, i vari sistemi. Sperimentazione voleva dire mettiamo su un server con un RAID con 4-5 dischi, vediamo cosa succede, togliamo uno, mettiamo l'altro, vediamo se lo sperma parte, se devo sostituire un altro, meglio software, meglio hardware, eccetera eccetera. Poi abbiamo sperimentato server web, perché c'è la crescente domanda di server web, soprattutto per quanto riguarda servizi internet. E poi una cosa che abbiamo sperimentato sono stati le applicazioni cloud. Qui forse qualcuno conosce anche qualcosa del, non so, un cloud o qualcosa del genere. Un cloud è interessante perché può essere un cloud personale. Allora, a un certo punto ci siamo messi insieme e abbiamo detto uno di noi lavorava presso provider, l'altro professore di informatica, io lavoravo presso questa azienda e abbiamo detto perché non facciamo qualcosa insieme. E quindi è nata la nostra azienda, Librovita, del 2004, siamo ancora attivi. Prima siamo partiti con uno studio associato, tra professionisti che facciamo consulenza, poi siamo diventati esterni, da poco, sono un paio d'anni. Cosa facciamo? Noi cerchiamo di dare assistenza professionale alle aziende che installano o vogliono installare software libero. Allora, in questo senso dobbiamo dire che se sostituiamo dei server, non tocchiamo il dato grande, la cosa è abbastanza tranquilla. Perché a parte il costo, a parte il fatto che possiamo recuperare anche delle macchine che magari non sono più utilizzabili per altri sistemi, tipo il 2012, eccetera, l'utente non si accorge di niente. La cosa diventa un po' più difficile se dobbiamo sostituire le macchine client. Comunque abbiamo anche dei clienti che hanno voluto sostituire anche le macchine client e quindi utilizzare totalmente il sistema libero, anche per quanto riguarda posta elettronica, documenti, quindi LibreOffice. Allora, da un lato c'è un risparmio, dall'altro però c'è un investimento dal punto di vista formativo, che è importante perché noi pensiamo e siamo anche pensiamo che quando abbiamo una macchina in mano di poterla utilizzare subito, invece c'è bisogno di conoscerla. E quando noi ci affacciamo al software libero dobbiamo avere delle conoscenze, non si può prendere una cosa così e pensare di utilizzarla già subito, se non altro c'è qualcosa dietro che bisogna conoscere un po' di più. Adesso mi riferisco a un rapporto di Linux Foundation, non so se voi l'avete letto, l'avete sentito, vabbè. È un rapporto che fa uno studio dei progetti sponsorizzati dalla Linux Foundation nei 10 anni scorsi, a partire dai 10 anni in poi. Allora, loro hanno fatto un calcolo che ci sono, di questi progetti che lo sponsorizzano, 115 milioni di codice scritto. Vuol dire, era bella anche un conto così, che ci vorrebbero 1.356 programmatori per 30 anni per scriverlo tutto. Solo i kernel sono 15 milioni. Allora, per capire, no, che sta realtà che è partita lì all'inizio degli anni 90, eccetera, veramente ha una certa importanza. Se noi pensiamo che solo i server web che ci sono in giro per il mondo, quanti utilizzano la fascia? 90%, 90% forse, 95%. Il PHP,
di SQL, che sono fatte la firma di SQL o Postgres. Quindi vuol dire che ci sono dei progetti dal punto di vista che sono partiti, sembrava sperimentali oppure ma che hanno una valenza forse anche di una valenza privata. Allora, come conclusione, questa è anche una cosa interessante, perché questo rapporto ha fatto anche delle interviste ai manager. Perché la cosa che mi chiedono tutti è: ma allora c'è possibilità per un sistemista Linux o Visual Lavoro? Allora loro dicono: il 97% assumerebbe un esperto Linux nei prossimi 6 mesi, quindi vuol dire che c'è molta attenzione. Poi il 42% dice che li assumerebbe per le piattaforme cloud, perché vanno molto queste, soprattutto le funzioni. Il 23% sulla sicurezza, e ci ha confermato Tony prima. Il 19% tecnologie, questo qua è una cosa un po' particolare, non so se avete mai sentito parlare della virtualizzazione delle reti, forse è una cosa un po' in più. Oltre che avere una rete locale, c'è un protocollo apposito, è stato inserito nell'RFC nel 2010, che il progetto sarebbe quello di virtualizzare le reti locali, ancora di più, e dare quindi degli strumenti di virtualizzazione, come in un certo senso la virtualizzazione dell'hardware che abbiamo noi, come VMware, non so se avete presente, VirtualBox. La stessa cosa per le reti locali, quindi su una stessa rete potremmo avere più reti contemporaneamente. Cosa molto interessante. E lì si sta un po' giocando anche un po' il futuro delle reti, perché sapete che la rete internet è un po' congestionata in questo momento, no? Dal punto di vista di chi è con me. Allora, per concludere, che non l'ho fatta la conclusione, per concludere, mi manco la 10. 17 minuti è quello che pensavo. Cosa si aspettano i clienti da noi? O cosa troviamo? Allora, la prima cosa che troviamo è l'infrastruttura di rete, che normalmente, abbiamo visto nell'80% dei casi, è da riprendere in mano. Allora noi, quando entriamo in un'azienda, la prima cosa che guardiamo è come la rete, come sono i nodi. Troviamo anche delle realtà in cui ci sono reti che sono cresciute un po' alla volta, e quindi abbiamo dei salti di switch che faremo anche 4, 5, anche 6 salti, cioè cose che sono impensabili. Quindi vuol dire che non c'è una progettazione precedente. Allora, logicamente, se la rete non va, poi non va neanche il resto, oppure ci sono dei colli continue. Allora, prima di tutto la rete. E quindi anche gli apparati della rete, come sono configurati. E come... Seconda cosa, vediamo il lato server. Lato server, che servizi ci sono, che cosa c'è bisogno, che tipo di interventi si possono fare. E lì va molto a pari passo col discorso del firewall, e abituare gli utenti a una certa etica. Allora, noi diciamo sempre che la sicurezza non è questione di software, ma è questione di utenti. Va molto a ribasso il discorso del firewall, molto a ribasso di che non interessa, hai detto, ma molto a ribasso il discorso del firewall. Ah no, nel senso che è una cosa che si pensa una cosa in più. Che fosse una cosa in più. E invece è importantissimo. Tanti usano il firewall da router. Faccio un esempio, no? Cosa bellissima da un certo punto di vista. Ecco, e quindi, essendo la sicurezza un'attitudine, bisogna abituarsi a ragionare in un certo modo. Quello che diceva prima Tony, che le nostre comunicazioni sono tutte, si può dire, non spiate, ma possono essere, sono in chiaro, lette, possono essere lette, è vero, perché noi passiamo attraverso determinati nodi. Qui nodi, noi li abbiamo fatto anche,
recuperare tutte le informazioni che passano su quel nodo lì. E quindi vuol dire è una cosa che è attuale. Posso aggiungere una cosa? Nel senso che categorie professionali che sono dedicate, tipo pensando agli avvocati, ai medici, l'invio magari degli esiti degli esami via mail, tutte queste cose non usano normalmente nessuna precauzione da questo punto di vista. Lì c'è tantissimo lavoro da fare, perché il fatto che un avvocato trasmetta gli legati di tutti gli atti di una sentenza, di un processo in chiaro, e non è, cioè, sì, assolutamente bene. Un altro campo d'azione, per esempio, sono le cooperative. Cooperative sociali che hanno magari delle attività che sono legate a pazienti o a persone che anche tipo, non so, carcerati, eccetera, che hanno tutta una problematica dal punto di vista privacy, importantissima anche dal punto di vista di legge. Non si può mandare una mail in chiaro con i documenti. E allora in alcuni casi siamo dovuti intervenire proprio su queste, perché ci hanno chiamato proprio per rivedere un po' queste cose, oppure avere, non so, un PC con Windows e con dentro tutte le cartelle dei pazienti. Cioè, è una roba. Adesso per esempio, questa roba è immaginabile, perché ti basta solo che ti entri un virus o qualcosa. Uno che ti cancelli, e noi è successo che abbiamo preso un blocker, tentato tutto. Oppure che ti tolgano, cosa fai? Quei colloqui di pazienti, c'è una roba, c'è da tenere presente, senza dar tanto distante, voglio dire, no? Quindi questa è una cosa da tenere d'occhio. Dopo, una cosa molto importante che ho visto per le aziende è il discorso di salvataggi. Allora, da un lato abbiamo il RAID che ci dà la possibilità di andare avanti lo stesso, anche se un disco si rompe. RAID, sapete che cosa vuol dire? Vuol dire avere più dischi, le informazioni sono ridondate sui dischi, sì, si rompe un disco e serve avanti lo stesso. Vai, è il tempo di cambiarlo. Però la cosa più importante è avere il salvataggio di quello che c'è dentro. E c'è successo da un cliente che arriva in data e porta via tutto, compresi i salvataggi. E allora? Sto qua. Sono rogne. Allora, quindi bisogna fare in modo che il salvataggio possa essere sì fatto per recuperare dei dati immediatamente, ma anche in un posto diverso rispetto al CED, oppure addirittura un salvataggio remoto che ancora. Però sapete che il salvataggio remoto vuol dire anche dei costi, perché dipende anche dalla modalità del salvataggio. Ecco, quindi bisogna naturalmente che di tenere presente un po' queste due cose. Altra roba che è importante, adesso vanno di moda molto le richieste del cloud. Cloud vuol dire avere delle cose esterne, dei servizi esterni, però implica una roba, e voi lo capite subito, implica che bisogna che io abbia una connessione che sia sempre presente, stabile e fruibile. E nel caso in cui arrivi da Ruspa e tiri sul cavo, avrà la possibilità di fare quello che vuoi. Ecco allora che è importante una connessione di backup. Normalmente non sempre attraverso cavo, ma non attaccata alla stessa cittadina. Ecco, quindi quando noi ragioniamo su cosa l'azienda ha bisogno, bisogna anche capire che c'è anche da tenere presente. Adesso io vi ho fatto una panoramica molto veloce, a volo. Comunque il discorso del passo che dicevi tu prima è una cosa molto presente nelle aziende, perché noi le troviamo che sono scritte normalmente post-it oppure sotto la tastiera, oppure se c'è il calendario è scritto sotto. È un po' una cosa così. Sì, è così. Sì, da un lato sì, però dopo nel momento in cui si perde qualcosa, adesso se andate a visitare un'azienda proprio la settimana scorsa, loro hanno i server di posta su Aruba, allora che, è successo che hanno ricevuto una mail di un loro agente
Quindi per fortuna che si sono fermati, hanno capito che la media è stata contraffatta, quindi chissà dove sarebbe andato fino a farlo, e in più l'ordine era indirizzato a una persona. Quindi non è fantascienza questo che stiamo dicendo, sono cose che succedono così. Per me la cosa che potrei dire è che il vantaggio del software libero rispetto al software proprietario, perché utilizziamo anche, lo vediamo anche il software proprietario, è che ti dà la possibilità, uno, direi, di recuperare dell'hardware che non potresti utilizzare, e quello non è una cosa da poco, soprattutto nei momenti in cui siamo adesso, che magari uno prima di investire ci pensa su due volte, no? E seconda cosa è che ti dà la possibilità di essere libero nei confronti commerciali, dal punto di vista di licenze, dal punto di vista di studio della fattibilità di un progetto, puoi decidere in un certo senso che target è o come configurarlo. Questa è una cosa. Com'è? È facile o difficile trovare consulenza nell'ambito Linux per le aziende? Cioè ci siete voi, perché siete quanti siete? Cioè ci sono altre aziende come la vostra? O allora io ho visto che più sbilanciati lato Microsoft. Io ho visto che ci sono tante aziende di informatica che si sono aperte anche il settore Linux. Però sono aperte dal punto di vista con la mentalità, diciamo, Microsoft, si può dire, cioè interfaccia grafica, imparo il programma, lo installo e andiamo avanti. E quindi quando si tratta di andare nel sottile, quindi nella configurazione proprio, andare più sul cuore sì, e lì comincia a essere un po' quello il problema, no? E anche capire come mai una cosa non va, non è così immediato. Noi siamo abituati a vedere i file di logo continuamente per capire che cosa c'è che va, che non va, se dipende e da cosa dipende, no? Può essere connessione, può essere server, può essere varie robe. E questo è un aspetto, e infatti su queste cose qua arrivano fino a un certo punto. Altri invece hanno fatto un'altra scelta, cioè si sono orientati a programmi di alto livello, quindi tipo CRM, PHP, siti web, e noi ci siamo dedicati più alla parte sistemistica, quindi più a basso livello, quindi quello che parlavo prima. Questo è l'orientamento nostro, perché la passione è più che altro, provenendo forse da una mente così, abbiamo continuato in quel senso. Ma vuol dire sì, questa zona è un'azienda, bisogna ci siete solo voi, non è che ci sono tanti? No, penso che ci siano anche altri, sai. Sì, sì. Noi collaboriamo anche con altre. A livello proprio di sistemistica, dico la verità, non ne abbiamo trovati tanti. Che hanno un po' la competenza, no? Invece a livello più alto, cioè non so, chi costruisce siti web, quelli che utilizzano il software libero per applicazioni web, CRM. Ecco, la cosa interessante che non vi ho detto prima è il discorso dei gestionali. Allora, noi abbiamo un handicap in Italia, e l'handicap è quello della legislazione, in realtà, che è molto diversa rispetto alle legislazioni europee. Quindi i gestionali che ci sono al momento liberi rispecchiano un tipo di contabilità e di gestione che è soprattutto europea, americana, tedesca, americana, no? E c'è un progetto molto interessante che è OpenMobile, non so chi l'ha già visto o sentito, che si chiama adesso ODU, fatto in Python, eccetera, che ha una comunità italiana molto sviluppata. Hanno fatto anche dei bei moduli, eccetera. Noi stiamo un po' dando un'occhiata a questa cosa qua perché c'è richiesta di... Si chiama ODU? ODU. E il OpenMobile
è stata acquisita e quindi è cambiato anche il nome, è cambiato anche il nome. Molto interessante perché è un'applicazione web, ecco, che allora è anche più versatile dal punto di vista, non c'è un client, non c'è, quindi qualsiasi macchina che tu hai, sia un Mac, sia un Linux, sia un Windows, è la stessa interfaccia. E addirittura funziona molto bene nei tablet, nei smartphone. E quello è un aspetto interessantissimo su questo. Non so, avete qualche altra domanda? Ma se per qualche mattina vuoi creare un software open, vuoi mettere a disposizione il codice, hai chiesto come ad esempio ora hai detto che fa, vende il prodotto e mette il codice a disposizione comunque. Deve farci comunque dei soldi per le prove indipendenti e così via. Per evitare che magari ci fosse qualcuno che gli chiede il codice per licenza, bisogna darlo. Si crea la sua versione. E questo è il pericolo un po' del software libero in sì, perché ad esempio l'ho detto ancora vende comunque perché dà anche le certificazioni e così via. Mm-hmm. C'è il Sintos che lo dà chi non può pagare mai le licenze da migliaia di euro di credito. Però vuol dire, potete che parte da poco, vuol dire che un prodotto vuole vendere, si trova una difficoltà, vuol dire. Ti dico come abbiamo fatto noi, no? Noi diciamo sempre che il software è libero e non si paga, si paga il lavoro nostro, ecco. Quindi adesso per esempio mettiamo solo un cloud sul server dell'azienda e noi abbiamo una tariffa oraria e quella è la nostra tariffa, però lato licenze, lato software, questo è libero. Quindi noi non prendiamo i soldi per le licenze, ma solo per l'assistenza. È il lavoro nostro. E per quello dico che è interessante come tipo, è anche un tipo di rapporto che tu hai col cliente, un po' più a pari, si può dire, cioè lui non è condizionato, in un certo senso non è neanche condizionato da te, perché se trova un altro che fa il tuo stesso lavoro, può mettersi le mani tanto quanto me. Noi di solito questa è un po' una politica nostra, diamo anche il passo di route agli utenti, ai clienti, perché se lui vuole cambiare sistemista è libero di farlo. Poi manteniamo anche le configurazioni sempre standard, non facciamo robe strane perché tanti fanno anche così, per complicare un po' la vita, perché dico, se tu vuoi passare un altro, per me è più importante che tu utilizzi il software libero che non per forza stai con noi. E quindi questo è anche una libertà, anche una libertà nei nostri, nei nostri confronti rispetto al cliente, ma anche nei clienti rispetto a noi. Quindi in un certo senso lui sa che costiamo X, facciamo quel lavoro, facciamo come se lui poi è contento, va bene, cerchiamo di farlo bene, però è anche libero di cambiare. E secondo me questa è una cosa interessante come approccio. Io ho visto che le aziende normalmente cercano di legare e fare in modo che tu sei dipendente, e questo per noi è una cosa che non va bene, no, assolutamente. Ma lo apprezzano le aziende questa cosa? Sì, sì, infatti non ne parliamo. Anche perché alla fine è il lavoro che conta, no? Cioè se tu fai il lavoro fatto bene ed è contento, lui continuerà a venire da te, ma se non è contento va bene. E non deve rifare tutto, perché il problema è questo, tu quando sostituisci, c'è successo alle volte, devi andare a sostituire uno, che è un sistemista che ha messo su questa, questa non ti dà niente, neanche passo, tu non sai niente, neanche come è fatta, cosa fai? È un problema, per l'azienda è un problema questa roba. E quindi dire alle aziende, guarda, tu sei libero, e poi continuare a lavorare lo stesso, questo è un po' il nostro modo di lavorare, non è detto che sia tutti così, è il nostro modo, quindi abbiamo pensato di far così, però è giusto, tanti mi dicono, ma com'è che guadagni se non vendi licenze? Perché gli altri guadagnano perché vendono le licenze, allora guadagni per le licenze o per il lavoro che fai?
problema che c'è. Sto pensando a quelli di Canona, cioè il servizio mail che vi ho fatto vedere prima brevemente, che è una startup, tre anni penso, e sono riusciti in questi tre anni a, prima hanno avuto i finanziamenti come tutte le startup, però adesso con il fatto che il prodotto è un buon prodotto, ha avuto una buona diffusione sia in Europa che soprattutto negli Stati Uniti, e anche grazie allo scandalo con lo scandalo NSA, e quindi loro adesso con questo piccolo contributo dei 12 euro all'anno hanno raggiunto la sostenibilità economica, quindi non dipendono da finanziatori esterni. Questo vuol dire essere liberi di sviluppare, di continuare a sviluppare il prodotto secondo la loro idea e non dovendo rendere conto a un finanziatore che poi si può anche condizionare lo sviluppo, perché io ti do i soldi però per questo. E questo è molto importante ed è una garanzia alla fine, no? Quindi ci sono soldi che uno paga volentieri, soprattutto quando diciamo, è un prezzo giusto, accettabile. E poi soprattutto non ci sono costi nascosti. Questo di costi nascosti è sempre un po' un problema, nel senso che tu ma costa e dopo viene fuori, e c'è qualcosa, si attacca qualcosa, ma dovevi prendere, che non c'è. Ed è importante questa cosa qua, perché siamo abituati un po', siccome noi vediamo quando arriviamo nelle aziende e dicono ah guarda che io non so niente, non sono incompetente. Io, ma capirai se la roba è fatta bene o no, ti rendi conto, no? Eppure sì, c'è un po' questa, io direi di chiudere questo punto perché abbiamo già passato i 37 minuti, no? Almeno che non ci sento domande o se volete sapere qualcosa altro di più. Beh, noi per finire siamo tre soci, uno cura l'amministrazione, l'altro è insegnante che informatica, eh? Io lavoro praticamente a tempo pieno insieme, è un dipendente. Siamo in quattro che ci giriamo, ci gestiamo, che corriamo. I clienti sono tutti in zona? I clienti non si sono in zona, ma arriviamo anche fino a Roma. È una zona abbastanza... Lì è stato interessante il cliente di Roma perché aveva un problema sul server, si è fatto mandare su, sistemato, rispedito giù, poi noi andiamo a per aver sistemato il resto perché abbiamo la possibilità di poter utilizzare la rete tantissimo. Allora con quello è andata tutto a posto. Ci sono aziende che hanno delle implementazioni particolari. Trovate sempre il scontro nella parte open, diciamo, con le esigenze, con le richieste dell'azienda. Faccio un esempio. Squid Content Feeder. Ci sono 100.000 moduli gratuiti, ma non sono efficienti come quelli a Ravento, ad esempio. Oppure Firewall, IPTV benissimo, TFSS benissimo, quando cominciamo a ragionare su confrontarlo con firewall di ultima generazione dove fanno tutta una serie di controlli a valore fino al livello 7, quindi applicativo, cosa gli si dice al cliente? C'è? Non c'è? Si può arrivare fino lì? Non si può arrivare fino lì? Beh, lì bisogna essere un po' onesti in questo senso qua, nel senso noi facciamo così, cioè, siccome abbiamo dei collaboratori, collaboriamo anche con altri, guarda, noi arriviamo fin qua. Se da qua in poi qualcos'altro, collaboriamo con uno con cui ti conosciamo. Tipo per esempio, il gestionale che per forza deve essere messo con Windows 2012 con SQL, allora noi lo mettiamo, abbiamo il nostro amico che fa questo lavoro qua e lo facciamo insieme. Certo. Quando c'è cose di questo tipo, prima di tutto bisogna fare un'analisi fatta bene. E la prima roba. E dopodiché vediamo la soluzione migliore. Faccio l'esempio, il problema può essere su tutte quelle applicazioni tipo chat, parliamo di Skype piuttosto che altri meccanismi, dove è
comunque vi sarà una connessione IP, sì. Okay. Però tu non puoi cominciare a decidere se tutta quella serie di server di Skype li vuoi bloccare o no, mm-hmm. però dovresti poter bloccare lo stesso Skype e il Pitable lavora a livello di IP, per cui siamo fermi lì. E poi è un problema, c'è l'azienda che te lo chiede di bloccare Skype, però allo stesso tempo non puoi stare lì a monitorare ogni giorno se hanno aggiunto un conto via un indirizzo, hanno cambiato altri indirizzi di server Skype, quindi è un problema. Allora voglio capire se ci sono soluzioni, cioè se per la sua esperienza ci sono soluzioni che comunque coprono le esigenze e dove sta andando il mercato, oppure si può arrivare molto vicini, ma in realtà l'evoluzione, diciamo, del mercato stesso, le richieste da parte delle aziende e tra virgolette la lentezza dello sviluppo della parte open crea un gap di un certo tipo. Beh, in alcuni casi è così, in alcuni casi è così. Cioè Postfix funziona benissimo, funziona 30 anni così, però c'è cioè, fermi lì. Cioè, magari sistemi di posta cominciano a avere del valore aggiunto molto di più che spedire i pop 3 al giorno. C'è la SIG, attualmente ormai non c'è uno smartphone, tutti usano un tablet, adesso non è visto. Da parte se parliamo di solo di Postfix, si chiama un po' prima, poi non lo fate anche qui di fatto. No, qui in realtà o dove contribuire. Esattamente. Per cui quello che sto vedendo io è che tendenzialmente è un po' più lento il mondo open a sviluppare. Oppure ci sono bei prodotti, Zimbra ad esempio, però quello è già uno step parte con una storia ben diversa da quello che parte il Postfix piuttosto che Apache piuttosto che dopo che si è utilizzato Apache al 90% sono tutti d'accordo, non arrivati. Quello che vedo io che manca ad esempio è che su 100.000 distribuzioni si fossero consorziate e avessero fatto un testo all'altezza, cioè adesso tutti useranno senza problemi, anche all'interno dell'azienda. Il motivo per esempio è l'Apple, no? Il Mac, alla fine Mac che cos'è? È un FreeBSD con cioè, Unix-like con interfaccia. Sì, no, questo c'è diciamo sempre il lato, no? Il lato della medaglia che bisogna sempre valutare. Dopo in realtà bisogna anche capire le esigenze reali, noi è successo il contrario, cioè che hanno voluto abilitare Skype invece che toglierlo e quindi lì è un po' più semplice perché loro abiliti determinate porte e facciamo anche le prese porta esci con 80 4 4 3, ma puoi anche abilitare, fare in modo che il client di Skype vada su un'altra porta, su una porta diversa. Allora noi cosa facciamo? Normalmente mettiamo su porte diverse e quindi abilitiamo solo quelle. Un'altra cosa, Samba, che sarebbe il sostituto diciamo della parte di share di rete, sì. Può anche emulare un dominio, certo. Ma di fatto se lo confrontiamo con il dominio Microsoft, solo il fatto di avere il valore aggiunto delle API Directory e delle group policy, io se ho 60 client da configurare, sì, con la group policy lo faccio lo schiocco di vita. Se non devi usare le DAP. Ci sono, sì, ma con le DAP io non riesco mica a distribuire policy. Se uso Samba, riesco a distribuire la policy di configurazione, poi certo. Faccio adesso una realtà piccola di 10 client, però come sai usare un'azienda, cioè il target di aziende che gestite voi, cos'è? 10 client, 20, 500, arriva fino ai 60 client, 60 client, sì. Poi se metti dentro anche stampanti e altre robe, no, parte dell'azienda che ha tre postazioni, diciamo. E allora lì, in questo caso, per dirti, quando l'amministratore del sistema voleva gestire il dominio, eccetera, gli ha detto sempre, metti sul dominio. Basta, senza problemi. Abbiamo una macchina Samba per fare condivisioni, ma il dominio Windows per gestire i client. Cioè, in questo caso qua, o uno ha... No, lì in quel caso lì siamo due consulenti, quindi lui parte Microsoft e lui parte Linux. Noi facciamo la nostra parte, lui fa la sua. Però vuol dire che bisogna essere anche molto concreti, cioè in un certo senso è inutile stare lì, ma vuole per forza. No, per sì, quello, no.
anche per noi è importante avere la collaborazione, certo, di altri con cui possiamo condividere un progetto insieme. Tu fai la parte e noi facciamo la parte che siamo capaci. No? Però logicamente ci vuole anche la conoscenza poi effettivamente delle problematiche che ci sono. Ad esempio la settorializzazione della rete l'abbiamo fatta noi quella volta perché sto il ragazzo che faceva la parte Windows non sapeva neanche da dove partire, no? Quindi non solo in una classe C, invece classe C, una classe B, eccetera. Adesso tutte robe che magari mettendosi insieme si riesce anche a dare una soluzione all'azienda che poi è fattibile. Io direi che prima di tutto, noi ce lo diciamo sempre, prima di tutto bisogna pensare che l'azienda deve lavorare e lavorare bene. Su quello cosa riusciamo a mettere? E questo è dove ci giochiamo. Ci sono anche quelli che sono un po' così sul discorso software libero, cioè che bisogna per forza mettere per forza anche se va male. Se va male non si fa, si aspetta che o ci mettiamo noi a scrivere il codice, perché anche quello è un problema, no? Cioè, non è che i volontari sono. O ci mettiamo noi a scrivere il codice e allora abbiamo un po' di. O se no usiamo quello che c'è. Per me è più importante che l'azienda funzioni che non. Che non. Il software. No, giusto. Di buon software ce n'è. Il problema è che implementarlo, cioè quello che vedo io, implementarlo su un'azienda grande, dove dopo mi infilo dentro al banco di turno e non viene risolto con tempi celeri proprio perché è open proprio perché vivono di sponsorizzazioni e di buona volontà. Cioè io di confronto di un'azienda così dico, guarda il backup scantina un po' perché c'è un banco. No, bisogna essere sicuri, cioè con l'azienda non si può parlare, non si può parlare, bisogna essere sicuri. Dopo troviamo la soluzione migliore. La soluzione migliore, noi abbiamo cercato nella collaborazione di trovare soluzioni migliori, abbiamo visto comunque che siamo riusciti a. Scusa, io lavoro in un'azienda che usa tutti i prodotti Microsoft, abbiamo un sacco di problemi, non è che ci risolvono velocemente, tutte volte i tecnici mi dicono è così. Sì, è vero, sì, no, però comando se ha il supporto può aprire una chiamata, comunque ci sono patch che vengono rilasciate con una certa costanza. Mi è capitato di implementare Bacula con software di backup open, sono infilato dentro al banco e quando è stato ora di destinare 60 giga di dati, la maschera mi permetteva di fare 5 cartelle alla volta. Ecco per dirti. Ad esempio, al cliente ho presentato un conto di 4 giornate di lavoro, mi dice ascolta, va bene tutto però. E questo caso qua. Cioè, tutti sono pieni di problemi. È che diciamo che il grosso viene smarcato con una certa velocità dall'azienda dove comunque si gira dall'altra parte a 20 programmatori li vede sotto, soprattutto se sono chiamati di un certo tipo. Dall'altra parte si è sempre un po' che fanno già un gran lavoro, cioè chi programma a tempo o a sponsorizzazione a tempo, per cui cioè, se ha sfortuna di infilare dentro a un banco del genere che ti dicono sarà risolto nella prossima release, tu magari ti trovi a gestire il problema per 3 mesi così. E non ci sono né se né ma. Sì, in questo caso è importante la sperimentazione, quello che dicevo prima, no? Perché per dirti anche il discorso di backup, noi abbiamo fatto il scritto noi di Rache, perché appunto facendo la prova con banco e guarda, abbiamo visto che c'erano delle criticità. A quel punto è inutile, lo fai tu e via. E allora in quel senso è importante prima sperimentare le cose, non sperimentare le cliente, se no vado a no, questa sì, è importantissima questa roba. Sono d'accordo, cioè workaround ce ne sono finché si vuole, però se sono io che gestisco la rete e sono lì ogni giorno, certo. E non è un problema. Se non sono lì ma devo consegnare la gestione del backup alla persona di interna, ma vuoi vedere come va fuori gli script? Ti dico un po' l'esperienza nostra. Noi facciamo gli script di backup su NAS o certo. E fate caso un cliente ha un mercato di locker.
E finita, è stato tutto compreso i cartelli di rete. Noi siamo entrati da remoto e li abbiamo ripristinati tutto, senza aver bisogno dell'intervento dell'utente. E, però questa qua vuol dire che devi avere accesso e avere la possibilità di intervenire, insomma. E in quei casi lì bisogna un po' pensare in questo senso, se no appunto a volte lo strumento dato all'utente fa più fatica. Sì, fa più fatica. No, ci sono operazioni, ti dico subito, dal punto di vista sistemistico, che è meglio che facciamo noi. Cioè, nel senso, poi anche di cambiami il disco, nel senso uno che aveva il disco rotto, un ride, dico, senti, cambiami il disco. Mi ha fatto cambiare il disco, ma mi ha preso un disco che non era quello uguale. Allora, è logico che dopo tutto apprendo, no? Acquistavo un disco sbagliato. Acquistato il disco. No, pensavo avessi sfilato un disco buono. No, beh, quello, quello sarebbe niente, quello. No, acquistato e gli ho detto, prendi questo disco così, così, così. Allora ho comprato un altro disco perché costava meno. E ora meglio facciamo le altre. No, comunque sono cose che succedono qua, non è così. No, non è fantascienza. Bene, 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 che l'esperienza. Tanto grazie.